luci, ombre di questo rapporto, alla luce di della nuova normativa, di quella che speriamo uscirà nel 2017, che cosa ci può dire? Che cosa deve? Grazie, intanto vorrei rispondere alla domanda che hai fatto all'inizio, cioè è in atto il disaccoppiamento fra indicatori socio-economici e produzione dei rifiuti urbani. A me pare che gli ultimi 3 anni sono sostanzialmente stabili, 29 milioni e mezzo, 29,6, 29,5. E come lo è l'andamento del PIL, con qualche piccola variazione, e anche i consumi delle famiglie. E secondo me, quando le variazioni del PIL e dei consumi sono molto piccole, la sensibilità della produzione dei rifiuti è molto bassa, quindi ci possono essere delle oscillazioni, ma poco significative. Io penso che non si possa dire che è in atto un disaccoppiamento. Guardando poi i dati un po' più nel dettaglio, abbiamo un calo dello 0,4, i vostri dati sempre molto precisi, del 2015 rispetto al 2014, un meno 0,4, che è molto piccolo, però guardate che gli imballaggi fanno più, gli imballaggi messi al consumo fanno più 0,4. L'organico rimane, la frazione organica, cioè gli scarti alimentari e verdi, rimangono sostanzialmente gli stessi, anzi c'è un piccolo aumento. Cos'è che quasi certa, no, è diminuita? La carta grafica, che fa quantità rilevanti, molto importanti, e come sappiamo giornali e riviste si vendono molto meno. E questo comincia ad avere un effetto sensibile, non lo chiamerei un effetto di disaccoppiamento, ma un utilizzo dei social che sta sostituendo. Sì, direi questo, che è l'unico indicatore sensibile che io riesco a vedere in questa variazione. Perché poi se cominciamo dal 2010 vediamo che il calo del 2008, meglio, il calo del PIL e dei consumi delle famiglie deve essere molto consistente perché ci sia un effetto sensibile sulla produzione di rifiuti. E siccome adesso una ripresa molto sensibile dei consumi e del PIL non l'abbiamo ancora vista, ci manca la prova per poter verificare il teorema. E secondo tema, obiettivo di scariche 10% in discussione nel pacchetto rifiuti circolari economy, 10% al 2030. Io penso che sia un obiettivo sbagliato e rinunciatario per l'Italia, lo dico molto nettamente, senza alcun dubbio. Noi eravamo all'80% nel 97, siamo al 26%, vuol dire che in 18 anni, se l'aritmetica non è ancora un'opinione, visto che è diventata tutta un'opinione, meno 64%, che fa meno 3,5% l'anno. Se noi, vuol dire che prevediamo di fare al 2030 un terzo della riduzione di scarica che abbiamo fatto nei 18 anni precedenti, come dicono, 1,1 fa al 2030. Ma se guardate al nord oggi, cioè oggi 2015, i vostri dati, noi abbiamo prodotto 13,7 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, ne abbiamo andati in discarica nel nord 1,9, anche qui l'aritmetica fa 7,2% già al 2015. E perché mai dovremmo mantenere un 10 al 2030? Lo ripeto, è un obiettivo che fra l'altro è un orizzonte strategico sbagliato. Sapete cosa vuol dire? Sud continua a buttare in discarica, perché di quei 7 milioni e 8 nazionali, che adesso sono 1 milioni e 8 sono tanti, ma 4 milioni sono solo del sud. 4 milioni di tonnellate di quel 7 milioni e 8 sono solo del mezzogiorno. Cosa stiamo dicendo? Che non dobbiamo risolvere questo problema neanche al 2030. Io penso che sia assolutamente sbagliato e veramente rinunciatario quell'obiettivo qua. Andrebbe decisamente anticipato e corretto in maniera significativa, secondo il trend in atto,
continuando a fare quello che abbiamo fatto dal 97 in poi in Italia, niente di straordinario, quello che abbiamo fatto dal 97, hanno scelto per caso, ma insomma, come potete immaginare. Rispetto agli obiettivi che abbiamo, io penso che per raggiungere il riciclo, non la raccolta differenziata, penso anch'io, come diceva Mariano Grillo, che alla fine prevarrà il metodo 4, se i tedeschi non hanno il sopravvento perché stanno facendo sbarramento, perché si sono rivelati non green come si riteneva prima del Dieselgate. Diciamo il 50% confermato il 2020, io penso che, l'avete detto anche voi, cioè, ci siamo già abbastanza, anche col metodo 4 che ci porta un circa 5%, cioè quello riferito al totale dei rifiuti urbani, non solo ai rifiuti domestici, strettamente domestici, e ci si arriva tranquillamente con la media attuale. Il punto è il 60% al 2025 e il 65% al 2030 di riciclo. E lì non ci piove, bisogna affrontare con decisione le 5 regioni, smetterla di fare i discorsi generici, ci sono 5 regioni in Italia, e non è il sud, perché al sud abbiamo la Sardegna che è al 59%, mi pare, e abbiamo la Campania ormai che è circa al 50%, ma abbiamo 5 regioni che sono Puglia, al 30, Basilicata al 30 e qualcosa, al Molise, la Calabria al 25, la Sicilia al 13%. Se non si risolve il problema in queste 5 regioni, allora gli obiettivi europei diventano irraggiungibili, perché è ovvio che non è che puoi andare al 90% di riciclo in Veneto o in Lombardia, ma anche questa è aritmetica. Cosa si deve fare per risolvere il ritardo in queste 5 regioni? Io penso che bisogna concentrarsi su questa domanda per dire come si raggiungeranno, perché a differenza dell'obiettivo italiano, tra l'altro di raccolta differenziata al 65% nel 2012, gli obiettivi europei di avvio al riciclo col metodo che poi si deciderà saranno minimi, obbligatori e sanzionati. Cioè, se non li raggiungi ti becchi la sanzione, sarebbe bene pensarci in tempo prima di arrivare, perché con questi numeri e con i trend degli ultimi anni in queste 5 regioni, a mio parere, anche lì, per esempio in Calabria ci sono, mi pare c'è Cosenza, un altro posto dove hanno fatto il balzo in avanti, non sono omogenee queste regioni, però come quadro regionale. Quindi io pongo il tema di che fare in queste 5 regioni. La responsabilità è politica e amministrativa, dipende dalle amministrazioni regionali e comunali, inutile cercare altre colpevoli. La normativa è la stessa in tutta Italia, lì hai amministratori comunali e regionali che hanno carenza di vision, cioè non capiscono il problema, detto in parole semplici, e neanche le opportunità. Perché se guardi i contributi che versa il CONAI, dei 426 milioni mi pare del 2015, le regioni del sud ne prendono solo 100, anche se consumano imballaggi e quindi si contribuiscono a pagarlo, poi siccome non fanno la raccolta non prendono il contributo. Ma chiusa la parentesi, carenza di vision, carenze di capacità tecnico, gestionale e organizzative. Quindi o questi signori si danno una regolata, ma devono essere chiamati in maniera forte a regolarsi. Quindi vanno verificati i piani regionali, le priorità, le autorizzazioni impiantistiche, a partire, come veniva detto prima, dagli impianti di compostaggio. Compostaggio oggi è un termine di tecnologia bassa, di gestione anaerobica, produzione biogas, biometano, ma bisogna mettersi su quella filiera, come dicevi tu, secondo anche a mio parere. E se non si adeguano entro un termine
ragionevole e verificabile, si passa a quella brutta parola, a mio parere, che sono i commissari ad acqua, cioè vengono sostituiti non per la gestione dei rifiuti, ma esclusivamente per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani e per raggiungere gli obiettivi delle raccolte differenziate. Se poi fai le raccolte differenziate fatte bene a buoni livelli, per quanto riguarda i materiali degli imballaggi non c'è problema, perché vengono tutti ritirati e avviati alle piattaforme e agli impianti. C'è il problema della gestione della frazione organica, perché è chiaro che se devi caricare dei camion per farli fare centinaia di chilometri, i costi, perché l'80% di quel peso è acqua, è bello pesante, i costi diventano elevati, lì bisogna curare questa rete degli impianti con assoluta priorità, penso, per recuperare questi ritardi. C'è un altro tema che è quello dei costi, l'avete già detto, a me colpisce la percentuale del dato che avete pubblicato, non è nell'estratto cartaceo, ma ditelo che c'è una versione integrale che è molto più ricca, dove ci sono questi dati che io in passato non avevo trovato, dove avete pesato la quantità di rifiuti di imballaggio nelle varie filiere di raccolta differenziata, con una media degli ultimi anni, e viene che gli imballaggi nella carta, nei rifiuti, sono il 28%, nel vetro un 85%, la plastica il 91%, metallo 42%, la media in peso è il 51%. Perché è interessante questo dato? Perché c'è una discussione, sempre in riferimento al recepimento della nuova direttiva sulla responsabilità del produttore, sul costo pieno, sia pure non a piedi vista, ma ottimizzato della gestione di questi, di tutti i rifiuti, quindi partire da quello degli imballaggi. E c'è questa grande discussione sul corrispettivo riconosciuto dall'accordo ANCI con AI sia molto al di sotto dei costi della gestione delle raccolte differenziate. Solo che questi costi finora sono calcolati col 100% dei costi dei materiali di filiera. Invece scopriamo, almeno io sapevo che non era così, ma i numeri precisi, che la media è il 51%, cioè quindi il costo dell'imballaggio dovrebbe coprire il 51%, e però rimane l'altro 49%, non della frazione organica, per la quale comunque il problema c'è, ma c'è un problema anche per quella quota che non è imballaggio, che finisce nelle stesse filiere e per la quale chi paga pantalone l'esercizio della responsabilità, andrà studiato bene il meccanismo. Ecco, questo voglio dire, perché uno pensa, ho risolto il problema, imputo il 100% dei costi che a me sono ottimizzati, non è che se uno è inefficiente, le inefficienze se le paga lui, ma questo lo do per scontato. Però questo dato è molto interessante, perché ti dice che bisognerà trovare un meccanismo per calcolare anche il resto. Per la carta grafica, che tornando a prima, se sono quantità molto superiori, come scopriamo, degli imballaggi cellulosici, anche se far pagare un contributo ambientale ai giornali, voglio vedere come sarà facile, come le ferie di quei signori che si sono presi moltissimo. Non lo so, però questo mi sembra molto interessante, è un tema sul quale riflettere. Un altro tema rispetto agli obiettivi, questo non è della nuova, sugli obiettivi degli imballaggi, io penso che il sistema sì, perché siamo già al 67 del riciclo, l'obiettivo al 2025 è 65 e poi al 70, no? 75. 75 o 70, vabbè, comunque diciamo il trend è in atto, io penso che non ci siano problemi, no, è trascurato, voi nel rapporto lo dite, quello bello, non questo. Grazie per evitare di leggere più di 500 pagine. Vabbè, ma metà sui piani regionali che riportati, quindi l'altra metà c'è anche i piani regionali.
e quello dei RAE, che invece è un bel problema, che non è stato citato, cioè non quelle nuove direttive, ma la direttiva è già recepita. Noi abbiamo adesso, va bene, fino al 31 dicembre 2015, con i dati che discutiamo, abbiamo i quattro tipi. È interessante, vabbè, cioè, avete ragione voi, voi dite 222.000 tonnellate, 3,7 kg, dico bene, sì. Mentre il CDC RAE dice 249.000 kilotonnellate, dice 4 kg, che sarebbe l'obiettivo. Però qui fino adesso si discute di 0,30 più o meno, insomma. Dal 2016 questo obiettivo diventa il 45% della media dell'immesso consumo nei 3 anni precedenti, che tradotto in chili fa 7 kg e mezzo circa, e che rispetto invece ai chili attuali fa dal secondo, se avete ragione voi, fa 31%, se hanno certo. Ma dipende dal metodo di calcolo, fa 33%, ma nessuno ce la farà mai a raggiungere questi obiettivi che dovremmo rendicontare in futuro. Quindi qui si apre un problema serio: come mai non sono stati raggiunti? Ovviamente grande discussione sul knock-up, modello degli imballaggi, eccetera eccetera, articoli, va bene, però il sistema RAE, che è molto più aperto al mercato, perché i consorzi si sono moltiplicati, ogni tanto ne spunta uno perché chiunque le può organizzare, che non sta funzionando perché gli obiettivi qui non ci sono, quali sono le correzioni che vi dobbiamo portare? Cioè, come si fa a raggiungere l'obiettivo? Io qualche idea ce l'avrei, però vorrei che almeno la questione fosse, perché in tutto il panorama dei rifiuti, questo è l'unico perché davvero i pneumatici stiamo andando bene, anzi, riusciamo a raggiungere il 100% dell'immesso al consumo, c'è il problema del nero, che non è non banale, però il sistema può affrontare lui il nero, è un problema del paese. E abbiamo le batterie che anche lì vanno bene, gli oli minerali, abbiamo i veicoli per via del FLAP, perché anche il riciclo va bene, il recupero complessivo siamo un po' sotto della media, e comunque diciamo che ci stiamo dentro negli obiettivi europei. Il punto debole, gli imballaggi l'abbiamo già detto, l'organico siamo un'eccellenza europea, abbiamo questo punto debole dei RAE, perché qui bisogna capire che sta succedendo e come mai siamo così lontani dall'obiettivo di quest'anno, perché alla fine di quest'anno ci sarà, c'è stato un miglioramento l'anno scorso, ha fatto mi pare un più 8% nel 2015, però con più 8% siamo a 4 kg scarsi. Mettiamo che si fa un più 16, non ci credo quest'anno, ma siamo sempre molto lontani e mi sembra strutturale la difficoltà a raggiungere l'obiettivo. Ecco, questo mi sembrava le osservazioni rispetto agli obiettivi che non sono raggiunti. L'analisi fatta proprio sui singoli flussi di rifiuti. Ora darei la parola per le conclusioni al Presidente Alessandro Braccio. Intanto vi ringrazio per l'invito, ringrazio il Presidente di ISPRA, il Direttore e ovviamente Rosanna Daraia per avermi invitato a commentare, a discutere insomma su un tema importante come quello dei rifiuti. Dei rifiuti urbani, le cose da dire sarebbero veramente tantissime, perché sia dal report che ovviamente anche dalla discussione successiva sono emerse degli spunti che meritano un approfondimento e che credo possano dare ulteriore lavoro anche al Ministero dell'Ambiente, perché per capire anche come aggiustare, diciamo, tante situazioni che magari non funzionano e che ci possono consentire sempre di più
di andare verso quell'idea di economia circolare, anche abbracciando completamente quelle che sono le nuove direttive europee, che speriamo anche queste poi si chiudano nella maniera migliore, perché sappiamo che la discussione delle modifiche del gruppo di direttive che costituiscono il cosiddetto pacchetto economia circolare è nella fase, diciamo, cruciale, quindi speriamo anche che una buona fetta di quegli emendamenti che sono stati proposti dalla relatrice, che mi sembrano in gran parte condivisibili e che aiutino anche un po' di più il nostro Paese ad affrontare alcuni ragionamenti, poi possano tradursi in una trasformazione legislativa che in qualche modo ci aiutino a veramente a dare un'accelerata in quella direzione. Detto questo, io, essendo presente una commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, devo gioco forza partire anche da quelle che sono le evidenze che noi abbiamo verificato in questo periodo, siamo anche noi credo quasi alla fine del nostro lavoro in questa legislatura, un mese più, un mese meno, però insomma io credo che dal tipo di lavoro che abbiamo impostato emergano alcune situazioni su cui assolutamente bisogna intervenire, proprio anche per cercare veramente di provare a colmare anche quelle situazioni che, come giustamente diceva prima Edo Ronchi, sono ancora con una connotazione geografica, ma non così forte come erano forse nel passato, perché ci sono regioni del nord, penso alla Liguria ad esempio, che ha un profilo, posso dire, non molto dissimile ad alcune regioni del sud. Ecco, per quanto riguarda l'impostazione e nelle modalità con cui hanno affrontato il tema del ciclo dei rifiuti. Però insomma questi ritardi devono essere colmati, dobbiamo provare definitivamente a chiudere questa forbice che in realtà anche dei dati c'è tutta, perché questa, se guardiamo tutti i dati sono speculari, cioè c'è una situazione che è ancora fortemente presente nelle regioni meridionali, perché sono poi fortemente condizionate da alcune, che ci dicono che insomma anche se c'è un miglioramento, non è però quel miglioramento che ci si potrebbe probabilmente aspettare, alla luce anche di quelli che sono appunto i nuovi obiettivi di carattere europeo. Noi abbiamo fatto un lavoro come commissione molto analitico sulla Sicilia, ma l'abbiamo fatto anche sul Veneto e sulla Liguria per quanto riguarda gli aspetti territoriali. Poi abbiamo affrontato alcune questioni, alcune le affronteremo, per esempio vogliamo fare un lavoro anche molto breve, temporalmente, ma credo intenso sul tema, io l'ho chiamato mercato del riciclo, intendendo insomma tutto il tema filiera dei consorzi, per cercare anche qui di fare un approfondimento di qualche settimana, abbiamo già fatto un po' di audizioni, che ci consentano anche di dare poi al Ministero, una volta che questo progetto di revisione del sistema partirà, di dare qualche elemento conoscitivo per poter agire in maniera più corretta, ecco, cioè cercando di capire, ovviamente il Ministero si confronterà anche lui con quelli che sono gli attori principali, ma cercare anche di capire in questo sistema quello che va, se ci sono delle strutture, come eliminarle, e anche cercare di capire, visto che il sistema ha dato degli ottimi risultati, ma partiva da un ragionamento in cui la raccolta differenziata era in realtà quasi sotto le doppia cifra, quindi era il 9%, oggi stiamo parlando di altri valori, quindi probabilmente, così come cambia tutto, anche questo sistema, una revisione, senza mettere in discussione la bontà delle cose fatte, in un qualche modo va assolutamente visto. Ci sono altre questioni che stiamo affrontando e che per esempio uscivano in maniera molto preponderante dal lavoro che abbiamo fatto nel Veneto, cioè questo utilizzo di questi materiali che provengono quasi tutti dall'edilizia, ma non solo, l'utilizzo dei sottofondi stradali che dovrebbero essere in realtà trattati in maniera adeguata, materiali recuperati, e invece ci siamo accorti soprattutto nelle grandi infrastrutture, penso alla Brebeni, penso alla Valdastico, che questo materiale non viene trattato nella maniera adeguata, quindi questo materiale è un rifiuto
a tutto tondo, per cui qualche ragionamento su queste filiere di recupero bisognerà in qualche modo farlo, poi dopo dirò alla fine qualche cosa sul tema dei controlli. C'è un altro grandissimo tema che io credo deve essere completamente rivisitato, lo dicevamo prima, che è quello delle cosiddette garanzie fideiussorie della gestione post-morte degli impianti. Questo non funziona. Cioè non funziona, bisogna studiare queste fideiussorie per la buona parte sono false, non c'è più nessuno che fa delle fideiussorie da 30 anni, non c'è. E quindi, voglio dire, questo è diventato un problema serissimo. Quindi bisogna trovare un altro sistema per cercare di fare in modo che chiunque gestisca questi impianti alla fine dia alla collettività o alla collettività della possibilità di intervenire, ecco, la collettività nel senso dell'istituzione pubblica, perché poi se questo impianto non viene trattato nella maniera adeguata rimane sulla groppa del sindaco, che possa intervenire e avere le risorse necessarie per poter condurre. Ecco, sono tutti aspetti, guardate, che sono di un'importanza fondamentale, perché di queste situazioni sparse per l'Italia ne abbiamo moltissime, molte di più di quelle che magari qualcuno di noi può pensare. Così ci sono altri temi, come parlavamo sempre con Nico Grillo, la questione dei fanghi di depurazione, dell'uso dei fanghi in agricoltura, altra pratica che dovrebbe essere una pratica virtuosa, ma che oggi rischia di non esserlo più, perché da questa ultima sentenza della Cassazione che fa riferimento ai parametri dei fanghi alla parte delle bonifiche, dei limiti sull'utilizzo dal punto di vista civile del terreno, che dire, non si sposa più con il vecchio decreto del 1992, però poi capite che la quantità di fanghi che viene prodotta in questo paese è enorme. Se quei fanghi lì, come sta succedendo, alla fine tutti in discarica, vuol dire che quelle discariche che abbiamo, che hanno quella capacità che hanno, si saturano nel giro di pochissimo tempo, provocando un'emergenza che rischia veramente di essere problematica. C'è tutta la questione che riguarda, perché è verissimo che abbiamo diminuito finalmente la quantità di rifiuti che vengono portati in discarica, però è anche vero che una buona quantità di questi rifiuti non hanno le condizioni, cioè non sono proprio, diciamo, regolarmente in norma con quelle che sono le indicazioni della legge, perché hanno degli indici respirometrici a volte che sono 4, 5, 6 volte superiori a quello che è l'indice respirometrico consentito. Quindi anche su questo, se uno fa un giro da vedere in alcune parti d'Italia come fanno i pretrattamenti, vuol dire c'è da mettersi le mani nei capelli. Quindi insomma sono tutte situazioni, il trattamento dei percolati, delle discariche, anche qui insomma, ci sarebbe da aprire un ragionamento insomma di non poco conto. C'è tutto un tema, lo ricordo sempre, che adesso avete visto, voi avete delineato più o meno 320.000 tonnellate di traffico di rifiuto transfrontaliero regolare, che appunto oggi lascia l'Italia per essere trattato fondamentalmente, ho visto, in Austria, e mi sembra in Portogallo, poi c'è qualche altro paese, insomma. Aumenterà perché con la data, diciamo quando partirà il contratto fatto del Comune di Roma, ci sarà anche qui una bella botta che verrà data, perché sono credo 160.000 tonnellate all'anno che vanno via di rifiuto non trattato anche qui in Austria e in Germania. Quindi voglio dire, ci sono una serie di situazioni che sicuramente vanno fortemente aggredite, proprio perché possono rischiare nel giro di poco tempo di costituire un'emergenza, cioè, quindi questo lo dobbiamo assolutamente tenere presente. Poi c'è un tema, io credo, un po' più generale che riguarda anche il sistema della governance. Ha senso parlare oggi di ambiti provinciali? Sono alcune regioni che si stanno allargando almeno all'ambito ottimale regionale, altre regioni no. Quindi ha ancora senso parlare di autosufficienza di bacino provinciale?
la distinzione oggi tra alcune tipologie di rifiuti, 19, 12, 12 e un rifiuto indifferenziato, uno col codice 19 che come noto ha tutto un suo percorso perché è lasciato al mercato libero, e un 20, è così ancora forte, cioè, perché noi ci facciamo tutta una serie di discorsi anche dal punto di vista regolamentare sui codici 20, quindi sui rifiuti urbani, in realtà sappiamo un po' in attesa delle sentenze dei consigli di Stato, un po' abbiamo aspettato, un po' di qua, insomma, sono circolate migliaia di tonnellate, sono andate in tutto il paese, perché probabilmente, forse in alcuni casi non c'è neanche niente di male, però regolamentiamola, cioè non facciamo finta di dire delle cose e poi ci inventiamo le scappatoie per farne delle altre, perché anche questo alla fine comincia ad avere un po' il fiato corto. Avevamo pensato a questa authority sulla questione dei rifiuti, ha senso, non ha senso, probabilmente ha senso, è nella direttiva. E come la riempiamo? Cioè vale solo per l'ex post, per l'ex ante, oppure può anche dare un contributo a questa authority per quanto riguarda tutto il tema delle frazioni differenziate? Cioè si può fare questo ragionamento? Insomma sono tutti ragionamenti che io credo siano molto importanti. Non c'è dubbio che uno dei problemi, è stato ricordato prima, è quello dell'infrastrutturazione del paese. Guardate, anche qua prendiamo una città come Bologna, una città come Roma, sono città molto diverse, ma dove la percentuale di raccolta differenziata dai dati ufficiali c'è una differenza di 3-4 punti, perché Bologna ha un 42-43, Roma un 38, però basta girare le due città e ci si accorge che non c'è lo stesso tipo di gestione del rifiuto, perché tutto sommato Bologna fa parte di un sistema infrastrutturato. Roma no, cioè, Roma dipende, come noto, dal suo ciclo dei rifiuti, da 61 impianti esterni ai suoi confini. Quindi è evidente che il tema infrastrutturazione, poi si potranno avere diverse idee di quale può essere l'infrastruttura più ottimale, però insomma è un tema che deve essere fortemente presente, perché c'è una parte del paese che non è dotato di infrastrutture, dagli impianti non l'aereo di compostaggio, ma con le sue tutte varianti, per arrivare agli impianti di selezione e di trattamento, se non vogliamo per forza parlare dei famosi 8 inceneritori che il decreto, che è il 35, che il decreto Smog Italia dice che bisogna realizzare. Forse magari basterebbe mettere in atto le autorizzazioni già esistenti in alcune regioni, forse basterebbe potenziare alcune impiantistiche, forse bisognerebbe fare un ragionamento più coraggioso sul tema del CSS, perché oggi, come noto, tutta sta roba poi va tutta fuori Italia, perché non è che non c'è, viene fatta e è mandata via quasi tutta da parte dei nostri porti. Allora bisogna che insomma questo sistema abbia una fortissima regolata e in tempi direi anche abbastanza brevi, perché ripeto, da un lato abbiamo delle eccellenze fantastiche, raggiungiamo degli obiettivi, abbiamo delle imprese che stanno lavorando in maniera eccellente, dall'altro continuiamo ad avere una situazione che nessun paese europeo, anche di meno avanzati, ha, insomma, a parte quelli che sono recentemente, diciamo, entrati. E qui, secondo me, qualche tabù però lo dobbiamo superare, io lo dico così, perché se continuiamo, io lo dico sempre, lo dico perché sono abituato a dire quello che penso, ma se tutti coloro che predicano rifiuti zero sono quelli che governano al 90% quelle regioni che ricordavo prima, mi accontenterei che si predicassero rifiuti, no, 15, ecco, 20, ma che si provasse davvero in queste regioni cominciare ad attivare dei sistemi virtuosi. E non c'è niente da fare. Chi amministra con i propri cittadini ci deve litigare prima o poi, e non c'è niente da fare, perché a volte ci sono delle scelte che hanno un fiato che non è un fiato di 2 anni o di 3 anni, ma che si dimostrano vincenti dai 10-15 anni, e a volte queste scelte ai cittadini non piacciono, però chi amministra si deve prendere un po' anche queste responsabilità.